Siviglia. Ginocchio. Piego, sollevo la gamba a sinistra, apro piede da fermo all'alto. Caviglia. Passo. Ginocchio. Teniamo il pressing. Quando le mani alla pianta, rilasso la testa al collo di spalle, scusate, allora sollevo la mano lombare, inspiro, appoggio e espiro, sollevo, inspiro, appoggio e espiro. Scusate, espiro, appoggio, inspiro, sollevo. Allora, ovviamente andare a tempo di musica sia con la respirazione che con i gesti sarebbe fondamentale, no? La musica come terapia è una buona rieducazione psicomotoria. È importante. Le musiche che utilizzo di solito sono tecniche, a differenza di quando le utilizzo per un lavoro cardio, ibrido, anaerobico, lattacido, musicale, eccetera, dove in realtà è necessario semplicemente sviluppare adrenalina e serotonina. Qui bisogna invece lavorare su un discorso di scioglimento generale. Tipo motore, quindi se riuscite a respirare a tempo, proprio questo CD è, ciao, questo CD è fatto di battute musicali semplici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è facile, quindi inspiro, espiro, sono fatti due tempi, inspiro, due tempi, espiro. Adesso porto i talloni di 5 minuti, variamo leggermente l'esercizio, sollevando e rilasciando. Sollevo, appoggio. Sollevo, appoggio. Sollevo, sollevo di poco, per stare a tempo, inspiro e espiro. Sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, sollevo e stop. Adesso solleviamo le braccia, la schiena a terra, tanti le mani in contatto, che si guardano, scusate, apro le scapole, sollevo, appoggio, inspiro, espiro, sollevo, spingo la mano andare a terra, inspiro, scendo, espiro, inspiro, faccio più veloce, è sempre un anti retro, con la respirazione incorporata, si scioglie e si rilassa.
Inspiro, inspiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la mano sinistra sul polso destro, la schiena a terra, spingo in alto dalla parte opposta. E allungo. Come potete allungare bene, approfittando del scarico naturale, e sollevo la mano destra, prendo il polso sinistro, spingo in alto dalla parte opposta. Qui dovete praticamente creare attenzione finché non sentite il sollevamento della scapola e il dorso che si spinge leggermente, si allunga dalla parte. Lentamente torno, spingo dietro dalla parte opposta. Rilasso le braccia, porto i palmi delle mani verso l'alto e di nuovo tentano di cimente, stavolta solleviamo di più il bacino pianto del ventre, inspiro e poi riappoggio lentamente la colonna a terra, inspiro, sollevo, inspiro, appoggio e espiro, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio, espiro, inspiro, espiro, braccio fuori, la testa delle spalle, palmi a terra, i talloni vicini ai glutei, le gambe completamente chiuse, scendo con le gambe alla vostra destra, la testa al centro, e il braccio a terra, tenete la trazione qualche secondo. Stendiamo anche la gamba sinistra verso la vostra destra. Fino dove potete appoggiarla, questo crea una reazione importante, quindi fate il possibile. Ovviamente non dovete salvare il braccio sinistro, quindi dovete allungare nella misura in cui riuscite a tenere il palmo della mano da un braccio sinistro a terra, altrimenti si perde il concetto di trazione in diagonale sul fianco e sul torace fino al fianco gluteo del terno coscia vostro sinistro. Torno al centro e andiamo dall'altra parte, allora vicino ai glutei, il braccio fuori, la testa delle spalle, scendo con le gambe chiuse alla nostra sinistra, testa al centro, continua ad inspirare ed espirare,
destra, la stendiamo alla vostra sinistra, cercando la trazione. Se vi fa levare così,
sbilanciate. Ok? Questa è una scuola, all'interno della scuola voi dovete imparare, quindi rimane sicuramente vi aiutano innanzitutto ad allungare la cervicale, trazionare, vi aiutano nel sollevamento, ma non dovete tenervi sollevati solo con le braccia, sono state chiara? Perché se no mi tirate dalla testa. Ok, avvicino quindi, va bene? Poi i gomiti dovrebbero stare bene aperti. Stringo bene, quindi avvicino la parte alta dell'addominale alla parte bassa, questa contrazione c'è sempre, e cominciamo a chiudere espirando a V. Inspiro, mi appoggio sul dorso, sulle scapole, non scendo, tanto sono protetta con le mani, ok? Chiudo. Inspiro, torno in questa situazione normale, in cui le gambe sono sollevate, tese, l'addome in contatto e mi avvicino. Allora, mentre lo fate, ve lo rispiego. Non sono solo addominali. È un allungamento completo del corpo, visualizzare ciò che ha. Le gambe tese, il collo del piede ritirato, le gambe devono essere tese, il collo del piede ritirato. Provate a distaccare leggermente una gamba dall'altra. Ok, extravoltate le anche, ok. La chiusura deve essere a V, non c'è prima il tronco o prima le gambe, lo si fa insieme. Chiudo, apro, chiudo. Dopo la chiusura, voi vi appoggiate sul dorso, che deve sostenervi, perché il collo è tenuto dalle mani. Ci siamo? In maniera tale da mantenere sempre una buona trazione. Uno, due, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo. Anche chi ha una decisamente più ampia flessibilità deve tenere tese le gambe, comunque tendete alla distensione completa, ok? 5, chiudo, 6, chiudo, 7, chiudo, 8, chiudo, 9, chiudo, 10, chiudo, andiamo solo la vostra destra e 1, 2, 3, 4, solo destra, 5, forza, solo destra, in che modo? La posizione è la stessa, solo che dovete dello fascio di vista, il petto verso il ginocchio, ok? Petto verso il ginocchio, mi sollevo e mi giro, ma non il gomito, 8, torno, 7, torno, 6, torno, 5, torno, 4, torno. Quando si fanno gli artisti una cosa mentre lavorate, non avete visto male, quando fate gli addominali, o ve li fanno fare, diciamo che la chiusura è periferica, no, quindi dalla testa ai piedi, eccetera, alla fine si contrae qua, ok? Qui voi, è vero che vi faccio sostenere che sembra un crunch dall'esterno, il problema è che siete voi a dover far lavorare prima di tutto qua, ok? Quindi il movimento delle gambe o del tronco è derivato dalla contrazione dell'addome. Vedete le gambe al petto, guardate un attimo, allora, guardate me, io non sto usando niente, niente, ho le mani libere, le gambe sono fermissime, se io stringo gli addominali, guarda, lo vedete? Che le mie gambe si muovono perché io sto stringendo qua, se io voglio fare un crunch inverso, io muovo le gambe, guarda che differenza. Questa chiusura è conseguenza del movimento delle gambe, ok? Io mi chiedo l'esatto contrario.
Io le spiegate non sto muovendo, Capite dov'è la differenza? Il centro, dovete esercitarvi su questo, perché qui si lavora in profondità e in maniera completamente opposta. Quindi di nuovo mani di manuca, gambe tese, e chiudo, vai, centro, uno, due, non buttare la testa per terra, signora Montini, perché te la stacco morsi, 5, 6, 7, quando chiudo espiro, quando apro inspiro, ancora, 1, 2, vedete che in questa posizione, tra l'altro, continuiamo ad appoggiare la schiena a terra, poi continuate ad aprire e chiudere la schiena a terra, giusto? 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adesso appoggiate la testa, tenete le gambe, ciao, tenete le gambe così come sono, ok, e andiamo a fare questo lavoro invece, così e così, a questo punto con le mani dietro la nuca vi faccio vedere cosa significa solo addome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui dovete essere abili voi a stringere dall'addome, 5, o comunque so che non avendo il controllo preciso del vostro corpo vi verrà per un 50% da spingere con le gambe, sono sicura, perché non controllate completamente tutto dal baricentro, altrimenti non sareste qui a fare pilates, giusto? Quindi, stringo, dovete adoperarvi per stringere, stringo, inspiro quando chiudo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, teniamo le gambe immobili, stavolta ci solleviamo invece, le gambe ferme e andiamo a chiudere solo col tronco, ok? Quindi con la parte alta del retto addominale fuori l'aria, 1, 2, anche questo dovrebbe essere senza appoggi, quindi dovrebbe provenire direttamente da qui, 5, 6, 7, quindi è diverso che tirarsi su, Il concetto è lo stesso di prima, identico, deve provenire da qua, 5, 6, 7, Antonio, ti una scarpa, 8, facciamo uno step qua, così vedi come lo fai dietro, 5, 6, guarda che non cambiare il esercizio, quindi ferma le gambe, solleva di più, ok, 5, 6, 7, 8, adesso piego le gambe, le porto in basso, cioè quindi, rimane dietro la nuca, con gli occhi aperti, butterfly per l'esercizio, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, crocifisso a terra, lo faccio fare in tutte le salse, apro da qui, apro, chiudo, apro, scendo appena, apro, chiudo, apro, chiudo,
apro, chiudo, apro, scendo a scena, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, poso a terra e continuo, apro, chiudo, inspiro, espiro. Questo esercizio serve a livello perineale, a livello di stress intorno al bacino, per il percorso, la parete terminale, le carriere addominali, e ricordarvi quando saliamo. Quando saliamo, ricordatevi che abbiamo sempre punti in cui il tallone è sopra la linea del ginocchio. Inspiro, espiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, solleviamo una decina di centimetri, continuo e poco, l'ideale è avere i talloni lontani. 7, per sentire che non venite il lavoro importantissimo, 5, 4, 3, 2, solleviamo un po' in alto e apro, chiudo, apro, chiudo. Se portate le ginocchia troppo vicine al petto, purtroppo il lavoro si riduce un 10%. 5, è lì che bisogna stringere, contenere. 5, 6, è così, ah no, con le mani, è così. 5, 6, 7, 8, veloce veloce, e 1, chiudo, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stendo le gambe in alto, stendo, e qui dovete tenere con l'addome, è proprio qui che dovete tenere. Respiro profondamente, mani dietro la nuca, ok, e chiudo qui, va, e 1, 2, va bene, 3, 4, 5, 6, 7, l'extra rotazione delle anche è importantissima, per i quadricipiti, per isolare e per tenere sempre i glutei pronti, 5, 6, 7, 8, solo le gambe, faccio la nuca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo aperte le gambe, andrò a seguita, sollevato solo col tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso vi tenete su, solo con il tronco, vicino alla parte alta della spina, alla parte bassa, e le gambe scendono 10 gradi, 1, 2, 3, controllo, inspiro, rendo flessibile e anticipo, tengo dal mare centro, 5, 6, 7 e stop. Allora, porto le gambe in butterfly, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poggio, apro i gomiti, stendo le gambe avanti, chiudo bene, rilasso, respiro, direi che possiamo anche sollevare la zona lombare, inspirare, appoggiare, espirare, inspiro, sollevo, espiro, appoggio, inspiro,
sollevo, espiro, appoggio, inspiro, sollevo, espiro e sto. Tutte le gambe in destra, aperte di una trentina di gradi. Ok? Allora, facciamo in questo modo, facile. Sollevo le braccia. Prima di salire facciamo questo. Apro, scendo, poi stringo i piedi, vedete, stringo, metto verso lo sterno, quindi assicuro con la stretta dei glutei e l'addome che il circoliamo con le spalle aperte, ok? A un certo punto, al 3, senza strafoni, dobbiamo arrivare a fare questo. Apro. Ok? Spiego. Ci siamo? 1, 2, 3, 4, sollevo, scendo e quando arrivo su, per favore, i palmi delle mani verso l'alto, quindi siete in extra rotazione con le spalle bene aperte, nonostante tutto il petto è aperto, ok? Quindi siete bene aperti. Quando scendo le spalle rimangono aperte, ma faccio solo questo, senza chiudermi, ok? Allungo leggermente e scendo. Fa 1, 2, 3, 4, sollevo, riappoggio e 1, 2, 3, 4, sollevo, riappoggio e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, scendo, 1, 2, 3, intanto vi guardate, io tengo intanto, adesso prendo tipo il spalle tipo così, 1, 2, 3, 4, adesso sollevo le braccia con lo salto in alto, avanti, e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sulle braccia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, adesso tu stai più muscolarizzato, non hai usato le mie armi, io ti tengo così, va bene lo stesso, fatto bene, non come una volta che mettevano i piedi sotto la spalliera, sto a cuore, scendo, mi vedete tutti seduti perché mi sembrate. Avete presente quel non toccarmi? Perché mi toccate tutti? Non ti chiamo, mi toccate qua, allora, stavo dicendo, mi sembrate, avete presente quel giochino degli anni 80 con i pesciolini, con la canna? Uguale siete. Allora, seduti. Gambe tese, avanti, leggermente divaricate. Braccio avanti, lungo la linea delle spalle, palmi delle mani verso l'alto, apro, extra ruoto, scendo, stringendo gli addominali a metà, 45 gradi. Bene, tengo la posizione, respirando. Adesso da qui sollevate le braccia. Giù, dietro, 45. Tengo. Quando scendete dietro, la schiena non è dritta come un manico di scopa, ok? Il lavoro è acquisire questa flessibilità, vedete? Ok? Per riuscire a controllare l'addome. Io non ce l'avevo, non è che sono nata con questa flessibilità. Scendo,
bisogna arrivare a fare questo e questo. Tutte le curve fisiologiche devono essere flessibili insieme. Ok? Di nuovo, se negli anni non avete esercitato questa flessibilità, proprio che ci vogliono dei tempi per attuffare, per tenere, per contenere. Una salsiccia, presente? Chissà? Un salsicciottino, vai. Scendo. Fermate tutti a 45 gradi, per favore. Ok. Portando le gambe in estra, le anche in estra, e stringendo gli utei, riuscite anche a scendere un po' di più, vero? Se mettete la schiena dritta. Ok. Tenete la posizione, il mento è in direzione dello sterno, ma vi aiuta a tenere la posizione. E qui andiamo ad oscillare. Uscillo, fammi che le mani sono verso il basso, questo aumenta la contrazione. Okay. Quindi visto di profilo, mi viene così. Sollevo. Apro, scendo, c'è differenza tra così, se io riesco a tenerla non mi faccio niente, quindi se mi fanno stare rotta e la schiena contenuta, sollevo, inspiro sulle braccia e vado a capo di chiudere le gambe, ok, scendo. Oscillo, Anna, sembra che abbiamo infilato male la scopa. Ma per forza! No, non sei contata, sei come una scopa. Chiuditi qua! Chiuditi qua! Devo farci sentire io domani. Rimanete per favore con le braccia in alto, per alcuni di voi è ancora difficoltoso, ma ve lo dico io perché non respirate e perché non siete flessibili. Alcuni di voi state così che vi fa bene, così si fa tai chi. Qualcuno di voi ha fatto tai chi? Tai chi non è il nostro lavoro. Ci sono alcune posizioni, tipo questa, oppure questa, che ricordano molto il lavoro posturale. Le arti marziali sono direttamente collegate a questo genere di rieducazione, che in realtà sono la prima cosa, come la danza classica, che si va a fare. Questo perché voi avete un manico di scopa, vedi che se tu fai così, ti fai male. Il lavoro è questo. Però ovviamente bisogna essere flessibili al punto tale da allenare tutto. Io non vi ho detto di fare quello che volete. Come dovevate stare? Bene, sollevate le braccia e allargate le gambe. Grazie. Adesso state così, in posizione. Imparate un po' a stare in educazione, anche rieducazione posturale. Spingete avanti il bacino. So che per alcuni di voi è una cosa allucinogena questa. Soprattutto per chi stamattina ha mangiato la pasta, o il cappuccino con la brioche. Tengo la posizione. Vedo che mi fa molto male, ma niente. Adesso da qui spostiamo solo il braccio sinistro in alto, in allungamento, inspiro e torno. Sinistro, inspiro, guarda che questo rimane fermo, eh? E torno.
muovere un filo io sul serio. Apro, apro qua. Perché secondo voi gli insegnanti migliori con i ragazzini piccoli, anche con i bambini, sono così severi? Non è per essere la signorina Rottermeier della situazione. E se sono poi da grandi, andate così, o così. Apri bene qua, spingi avanti il bacino. Metti te. Penso, penso, dovete ispirare. Così è il tipo dello star. Vai, spingi bene avanti. Ti va bene? No, a te no, non va bene niente.
6, 5, 4, 3, 2, 1, e tutti qui le altre gambe. Rimaniamo sotto la gamba sinistra. Tenete, tiro un po' del piede. Ok, da qui rimango. Mi ritorno le mani, ci vedo fino lì, eh. Ecco, vi ho fatto piegare anche la mano, così è più facile. Sono stati orribili da lavorare prima, eh. Orribili. Orribili. C'è uno che entra di Giuseppe, istituto geriatrico. Sì. Tengo parallele le braccia. Appoggio, andiamo dalla parallela. Non può funzionare di prima. L'altra gamba, forza! Oggi abbiamo lavorato un pochino di più sulla cintura di forza, dove non riuscite a fare praticamente niente. Ed è il motivo per cui siete scordinati, non flessibili, non elasticizzati, non siete fatti il corpo, non aspirate, perché siete intravoltati, il perdondotto, ci forci, tutto. Ti mettete in piedi? Sì, che schifo, direi. Perché ti dico la verità, no? Oggi non mi è piaciuto. Ok. Mi lasciate andare giù in questo modo. Quando vi chiudete, la chiusura va fatta in questo modo. Allora, poggiate il peso sull'esterno dell'avampiede e gli avampiedi si aprono lungo la linea delle spalle. Allora, chiudo, espiro. E mi lascio andare giù. Rilasso. Le gambe sono tese, ma girate dal coccio, dovete lasciare andare la trazione completa. Guardo avanti, ispiro, guardo avanti, stringo gli addominali, metto le giuste gambe, faccio di che sollevo, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, flecco leggermente le gambe, allora flecco, apro le spalle, scendo, spingo dietro il bacino, spingo avanti il bacino e apro, ancora, uno, due, tre, 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 uno, io dovrei mettermi qua, guarda, vuoi vedere come? Grazie, buona giornata. Lavoriamo su questo, Qualche... mio nonno ci ho conosciuto. Una decina d'anni.